Ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui sull'eredità della prima lama, il primo DLC per ciò che riguarda Assassin's Creed Odyssey. Abbiamo incontrato Nimbo, abbiamo incontrato Dario, abbiamo fatto anche attualmente alcuni scontri per ciò che riguarda questa nuova setta degli Oscuri e ce la siamo cavati abbastanza bene. Naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Dobbiamo incontrare, o meglio, dobbiamo riandare un'altra volta. Dove sta il nostro informatore? In questo momento ci siamo arenati in acqua. Perché ci siamo avvicinati più che Animali, altro dove sono con le il guardie? cavallo. Ok, che cavolo è successo? Questo non sarà amico, Già lo so che non è amico. Mazza. Ho passato un colpetto. Sì, ho capito. Attenzione che. Forse sono una potenza. Con il nostro colpo riusciamo sicuramente ad ammazzare. Però eccolo qua. Sì, signora, mi prendo un attimo le pelli e poi vengo, Allora. Ah, ma stavi qua dentro. Non ti avrebbero mai fatto niente comunque. Stavi tranquilla, ragazza. Ok. Che gli dei ti benedicano. Sì. Grazie. Sono prego. Davvero, non ci credo. È lo flism. Grazie, Missio. Però la merce di quelle bestie. Non parlate insieme. Devi essere il suo contatto. Mio figlio stava spiando un membro dell'ordine. Era il suo primo incarico. Ma è stato catturato. Non avrei mai dovuto accettare il suo aiuto. Non hai colpe. Tuo figlio ha fatto una scelta. E tu l'hai rispettata. Aveva una vita davanti a sé. Ma ora... Quel pazzo dove ha portato tuo figlio? I suoi soldati l'hanno portato giù lungo il fiume. Vogliono ucciderlo, Mistios. Ti prego, salvalo. Vabbè, salviamo il figlio. Sei ferita, ma resta qui mentre cerco tuo figlio. Fai in fretta, Mistios. Lo uccideranno da un momento all'altro. Devo trovare quel ragazzo. Speriamo che il pazzo di cui parlava la donna non abbia ancora messo le mani su di lui. Sembrava tanto ferita, veramente. Sembrava completamente sporca di sangue. Però... che poi il sangue era suo oppure no? È un bagno di sangue. Cos'è successo qui? Oh, porca paletta. La nebbia avanza. Allora, dobbiamo fare indagini. Ecco, banchetto, vai. Questi attrezzi Mamma sono stati mia. Usati sulle vittime. I lupi non sono i responsabili del massacro. Ok. Quindi allora hanno fatto a pezzi le persone. La porta è chiusa. Ma la scia di sangue porta alla palude. Vi prego, lasciatemi andare! Qualcuno mi aiuti! Sì? Eccolo! Arrivo! Ma non la vedo! Ma dove sta? Qua dietro? Ah, sta qua! Va tutto bene! Piccolo. Mi manda tua madre! Calmati, ragazzo! No! Non uccidermi! Non ha capito una mazza! Mi manda tua madre! Mamma mia, porca miseria, aveva chiamato anche il bambino scemo! Ragazzo, torna qui! Ma quanto è veloce? Per gli dèi. Non stai andando in una buona posizione, ragazzo. Ok. Ragazzo, torna qui. Dove stai? Ah, come si faceva con le scarpe? Era un film, no? Non ti avvicinare! Non temere, ora sei al sicuro. Vieni qui, è pericoloso. Li hai uccisi! Hai ucciso tutti! Sei stato bravo, ragazzino. Non conoscerai altro dolore qui. Ora va. E così tu sei il mastino di Dario. Stai cercando il cacciatore. Dimmi dov'è. Prima che ti tagli la gola. Per te esiste solo la violenza, vero? Proprio come per il tuo amico. Dimmi, ombra dell'aquila, ti fidi davvero di Dario? Non mi fido di nessuno da molto tempo. Dovresti fare attenzione a chi frequenti, ombra dell'aquila. Conosci il suo nome? Il suo vero nome? Credi di conoscere Dario.
Cersei pensava di conoscere Dario. Qualsiasi cosa tu abbia in mente, non ci riuscirai. Ma ci sono già riuscito. Sei qui, no? Che ne pensi della mia dimostrazione? È opera di menti perverse e malate. Sembra un albero di Natale. Non ricordi questi volti? Tu hai ucciso questi uomini. Avevano amici, mogli, famiglie. I loro cari meritavano davvero di morire. Non meritano forse vendetta? Se non li avessi uccisi, loro avrebbero ucciso me. Non costringermi a fare lo stesso con te. Uccidere è l'unica alternativa a cui riesci a pensare. Non un altro passo. Stavano dalla parte sbagliata, per i motivi sbagliati. Basta, la prossima volta li ammazzo. Chi sei per decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato? Vabbè. Stai forzando la mano. Nessuno ti forza la mano, ombra dell'aquila. Questa è opera tua. Hai seminato solo morte nel mondo. Fuori dai. Ma dai, piedi. Ma veramente, ragazzi, mentre devo ammazzare tutti quanti. Uccidi fanno le cadute. Ma sono forti però, Cioè, forti. Come fai a dormire la notte? Lo so. Però voi mi attaccate e anche. Vi prego, non costringetevi! Mi fate attaccare anche le donne, dai! Guarda qua! Grazie signora! Non puoi nasconderti per sempre! Verrò a cercarti! Se ne è scappato un'altra volta! Vieni fuori, vile! Affrontami! Quello sarà il bambino, secondo Ti me. Ti vedo! Che cavolo è? Ma cosa? Il cacciatore ti attende nella foresta. Quel... Nella foresta? Malaka! Vengo a prenderti, cacciatore! È ancora quest'albero. Uno si muove. Quanto sangue. Quante vite distrutte. No. Dovevo farlo. Bravo. Autoconvinciti. Se no non salivamo di livello, ragazzi. Ok, grazie anche dei gambaletti. Forse saprà interpretarli. Sì, torniamo da Nima. Che c'è qua? Uccidi il capo branco. Ok, talmente sarebbe potuto fare pure un viaggio rapido, vabbè. Ciao, un tuffo di testa proprio, vai. Eccoti, cosa hai scoperto? Indizi, forse sai interpretarli. Uno, a quanto pare il cacciatore attende nella foresta. Due, è circondato da animali. Tre, è vicino a un lago. Aspetta, dammi un bacio. Forse so dov'è. C'è un crepaccio che conduce a una radura. Se è dove penso che sia... Andiamo. Non posso, non ancora. È tutta colpa del cacciatore. Da anni soffriamo a causa sua. Papà deve vederlo morire. Vado a cercarlo e ti raggiungo alla radura. Se il cacciatore è in questa radura, non posso aspettare te e Dario. Io ci sarò. Vabbè. Vediamo se ci sarà. Ma dobbiamo andare dall'altra parte. Quindi dobbiamo avvicinarci verso la foresta. Chissà cosa l'ordine ha in serbo per me stavolta. Spero non altri alberi della morte. Non lo so. Vabbè, ci avviciniamo verso la foresta, che secondo me è la cosa migliore. Aspetta. Fa parentesi, sta anche piovendo, ma non credo che il nostro cavallo si bagni. È vero che va a fuoco, però. Sembra che non stemperi.
Risata diabolica. Ed ecco che arriva. Il cacciatore. È stata opera tua alla palude. Voglio solo aiutarti a capire la verità. Alexios, non sei un eroe. Mi hanno dato molti nomi. Eroe non è in cima alla lista, però... non mi è nulla. Sei corrotto. Il sangue che scorre in te ha il potere di rovesciare regni, di alterare la storia di intere civiltà. Potresti bruciare questo mondo, ma prima noi bruceremo te. Non sai cosa farò o chi diventerò. Sono io a decidere il mio destino. Io decido il mio futuro. E ho deciso di essere una minaccia per te e per l'ordine. Ah, ne ho visti due, eh? No, in questo momento sono cinque. Vabbè, qualcun altro? Dobbiamo stare attenti, eh. Poi combattiamo bene, perché non so sinceramente se riuscirò a fregarli. Ok, uno è andato, anche il secondo. Ma mi dispiace per voi ragazzi, ma io l'armatura l'ho veramente potenziata. Allora, mi consiglio voi attacchi se casomai dovesse dopo arrivare qualcuno di un po' più forte. Mamma mia ragazzi, che colpo di soldato. Bello, ok. Ti fa mai la schiena, no? Non esageriamo, eh. Non esageriamo. Ok. Sei tu il grave pericolo dal quale ci ha messo in guardia Morghe? La terribile minaccia per la Persia? Sei come tutti gli altri. Pensavo di dover temere l'ordine degli antichi, i più grandi e i più forti guerrieri persiani. Eppure ti nascondi nell'ombra, cacciatore. Certe battaglie vanno combattute dall'ombra. Hai sabotato l'ordine naturale delle cose. Tu non sei naturale. Riporterò ordine con piacere. Compirò il volere della natura, trasformandoti in cenere. C'è un cane. Aia. Ma questa è scorrettezza, però. Aspetta. Hai visto? Aspetta. Ok. Ah, miseria. Allora, facciamo un attimo a sto cane che mi ha rotto le schiatole. Ok, dove stai? Aia. Non lo vedo, non lo vedo. Passa qua, passa qua. Ok, aia. Oh, sti ghiacciatori, sti mercenari. Ok. Credi di poterti fidare di Dario? Credi che quello sia il suo vero nome? Ok. Ancora. Dove che ho? Attenzione. Sta qua, sta qua. Bello, questo colpo è stato fantastico. Attenzione che se riesco. Ancora. Dove è andato? No, però così non vale, però, eh. Forse Icaro può darmi una mano a trovarlo. Vediamo se Icaro ci individua un attimo il cacciatore. Porca. Oh, ma sti mercenari ci hanno dato il tormento, eh.
Ma veramente tanto il tormento. Con tutto che abbiamo pagato ogni tanto le trappole, ma niente da fare. Dovrebbe stare qua sotto, sì. No. Ti finirò, cacciatore! Non è che ho capito, eh. Il mondo non sarebbe più al sicuro senza te. Hai incendiato interi villaggi, li hai avvelenati. L'ordine uccide centinaia di persone per impedire a quelli come te di ucciderne migliaia. Non una so fessura nel mondo. Che il cacciatore si sia infilato qui dentro. Almeno non troveremo mercenari qua dentro, penso, no? Che zona strana. C'è puzza qui. Animale. Sì. Vieni, Alexios. Dove stai? Porterò il tuo cuore. Anche ora. Solo uno di noi. Ma porca di quella. Preferisco morire che lasciarti seminare altra sofferenza in questo mondo. Ok. Vai. Finisce qui, mostro. Mazza. Ok. Ah, miseria, e andiamo. No, basta però, c'è rosso, i cani, gli elefanti. Anche ora. Eccola qua, anche ora. Ancora questa cavolo di ma poi quanti ne cavoli di tino? Attenzione. Ok. Non ce l'avevo, guarda. Eccolo qua, aia. Dove sta? Eccolo, sta di qua. Pensa che adesso dovremmo fregarlo, penso. Ancora, ancora. Aspetta. Ho rischiato. Devo stare attento al tiro. Il fatto. Attenzione. Ancora altri animali. Se riesco a fregarli un attimo dovrei farcela. Aspetta. Vediamo un po' se riesco a becchiare. No, se ne è scappato un'altra volta. No, ok, sta qua, sta qua. Aspetta che non lo vedo. Dove diavolo stai? Porca. E andiamo. Forse ce la facciamo. Mi sa che ce l'abbiamo fatta. Morto? Confermiamo? Confermiamo. È finita, cacciatore. È questo che pensi? È arrivato Dario Enigma, sì. Cosa? No. No! Sì. Bella entrata. La via più facile. Artabano, il traditore in persona. E così tu sei Artabano. Pactia. Dopo tutto quello che hai fatto a questa famiglia, come ti senti ora che ti guardano morire? È questo che ti ha detto Artabano? No. È stato lui a iniziare. Di che sta parlando? Noi ci fidavamo di lui. Lo amavamo. Eravamo come fratelli. Ma lui ha rivolto la lama contro di noi. Non hai pensato al prezzo da pagare. Sarebbero vivi tua madre, i tuoi fratelli. È come se li avesse uccisi con le sue mani. Dario, ci devi delle spiegazioni. Alexios, stai nascondendo qualcosa. Parla. Sì, Dario. Racconta della nostra promessa di proteggere la Persia, i nostri figli, il loro futuro.
Allora, perché? Perché ci hai traditi? Non dice niente. Per mantenere quella promessa. Allora c'è qualcosa sotto. È giunto il momento di raccontare la verità su Artabano, protettore della Persia. Fingeremo un assalto frontale al convoglio, attirando la maggior parte delle forze di Cersei. Così tu potrai... Cersei non se ne accorgerà nemmeno. Domani il tiranno dell'ordine morirà e la Persia sarà salva. Ci saranno sempre altri tiranni. E ci saremo sempre noi a fermarli. Re Cersei era morto, ma suo figlio portò avanti il suo retaggio. Il nuovo re deve morire, Amorghe. Non possiamo sempre infilzare i nostri problemi. Artaserse è re ora. Suo padre e il padre di suo padre erano burattini nelle mani dell'ordine. Non possiamo correre rischi con l'ordine. E se per caso il nemico non fosse l'ordine? Sono potenti. Forse se lavorassimo con loro... avremo le risorse necessarie a proteggere la Persia. Artaserse muore, e con lui chiunque altro in combutta con l'ordine. Mazz, quanti ricordi! Psst. Proprio da là stiamo bene. Come sospettavo. Non posso lasciarti entrare, Artabano. Ti hanno irretito. No, sono andato io da loro. Oh, peggio ancora. Il re non ha fatto niente. Per ora. Guardie! Traditore! Amorghe si unì all'ordine degli antichi. Da quel giorno ordinò al cacciatore di distruggere noi e i corrotti. Il mio più grande amico, sempre al mio fianco, in guerra. Quando nascesti, quando chiamò le guardie, condannò la nostra famiglia. Sei stato tu a condannarci quando hai sguainato la tua lama contro l'ordine. Ti sei mai fermato a pensare a quante altre persone ha ucciso la tua lama, mia madre, i miei fratelli? Me. Figlia mia. Tu significhi tutto per me. La morte di Pactia metterà l'ordine in allarme. Amorghe scatenerà la sua ira sulla Macedonia. Padre, non possiamo restare. Prendo le nostre cose. Ma ci stiamo noi, vi difendi. Io ho un vecchio amico da seppellire. Ok, raggiungiamo il nascondiglio, vai.
Dario? Che si fa? Alexios. A volte penso a come sarebbe avere una vita più semplice. Una bottega all'agorà, i pesci. Insegnare mio figlio a pescarli. Pensi mai a come sarebbe una vita così? Combatto per un bene superiore, per coloro che amo. Ma è sempre chi amiamo a soffrire a causa nostra. Sempre. Nima, copriti bene. Ci attende un lungo cammino. Credi che ci rivedremo un giorno? Beh, se no, dipende da te, eh. Come fai a saperlo? Fidati. T'ha toccato, eh? Questa è molestia. Paktia è morto, ma l'ordine vive ancora. E con Amorghe alla guida, nessuno di noi è al sicuro. Scatenerà la sua ira contro di noi. I suoi guerrieri, la sua astuzia. Continuerà a dare la caccia a te. E a noi. Che provi a darci la caccia, troverà solo morte. Yeah! Va bene, Dario. Vabbè, io penso che questa sia la parte finale, l'avevamo intuito già 10 minuti fa, però... Sì? Ma è ginzata Anima, no, eh? Non lo so, Alex, forse dovremmo essere un po' più moderni nell'abbigliamento. Sono ancora in cammino. Ok, livello maestria. Hai sbloccato i livelli maestria. Puoi investire punti abilità in bonus statistici che vengono aggiunti a quelli forniti da armi e attrezzature. Puoi accedere ai livelli maestria dal menu abilità. Vabbè. Eh sì, perché siamo arrivati a livello 50. E vai! Un altro punto abilità che possiamo anche sbloccare. Mamma mia, vabbè, comunque già a livello 49 siete già abbastanza potenti e quindi non avete sicuramente problemi. Ok ragazzi, quindi anche questo DLC, primo episodio, termina qui. Non mi ha entusiasmato più di tanto, vi dico la verità. Fortunatamente in alcuni dialoghi forse sono stati un pochettino più incisivi, però secondo me a volte, spesso e volentieri, le scene sono troppo lunghe e poi si distoglie un po' dalla fase di combattimento. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace e a fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video, bye!